Francesca Olivero Feraudo e la Mugnaia 2018 dello storico Carnevale di Ivrea. Questa mattina le prime foto con i fotografi, le prime impressioni con l'abito della vezzosa Mugnaia. Il consuntivo di questa mattina? È stato un susseguirsi di emozioni incredibili che spero di aver controllato abbastanza, anche se spero di avervi fatto vivere l'emozione che provavo anch'io. All'inizio è stato qualcosa di surreale, poi piano piano penso di essermi un po' sciolta e ho sentito tutti intorno ben presenti a sostenermi. Ci racconta Francesca qualcosa della sua vita, della sua famiglia, di suo marito Marcello, dei suoi figli e anche del suo lavoro. Certo, allora io sono sposata con Marcello dal 24 settembre del 2011 e abbiamo due bimbi, Lorenzo e Caterina. Lorenzo ha appena compiuto 7 anni ieri e Caterina a gennaio ne ha fatti 5. Loro vanno a scuola a Chiaverano, mentre io e Marcello siamo entrambi kinesiologi e osteopati. Lui ha uno studio in Corso Vercelli ed è osteopata al 100% tutto il giorno, tutti i giorni. Io invece mi occupo di attività fisica adattata e faccio delle, diciamo, ore di ginnastica individuale personalizzata in una palestra che l'energia è sempre qui a Ivrea. E poi lei si occupa anche di bimbi con giocomotricità. Giocomotricità il pomeriggio. È un'associazione sportiva che fa fare attività motorie ai bambini dai 2 ai 5 anni, quindi in età prescolare. E per poter mandare avanti tutto questo, logicamente vengo aiutata da altri ragazzi, anche loro esperti in questo campo. E trovo un lavoro meraviglioso, perché ci muoviamo, giochiamo, siamo coi bimbi, quindi non si potrebbe chiedere di più. E c'è un'altra cosa bella che lei fa, la volontaria all'UGI, Unione Genitori Italiani, che si occupano dei bimbi che hanno qualche problema Oncologici. di salute. Sì, questo forse è legato più a una cosa personale che mi porto magari da quando ero più piccolina, che evolvendosi forse mi ha portato proprio a fare questa strada. E anche qui spero di portare comunque un buon umore, alleggerire magari il bambino, ma anche tanto le famiglie che spesso ti accolgono volentieri durante questo lavoro, diciamo, che tu vai a fare lì con loro. Le belle esperienze nascono spesso e volentieri da proprie esperienze personali sulle quali in qualche modo fondare un pezzetto del proprio Certo, futuro. certo, certo. Diciamo che non posso che essere contenta perché tutta la strada che ho fatto da quando ero bambina adesso mi ha portato qua. Sono arrivata in una città che mi ha accolto subito benissimo. Una famiglia, quella di mio marito, che mi ha fatto subito sentire a mio agio, e la mia famiglia che mi ha sempre spinta a fare quello che credevo, quello in cui credevo, quindi mi sento proprio fortunata. Ecco, chiudiamo questo discorso del volontariato per ricordare che lei è stata anche volontaria a Torino 2006. Questo ci porta a dire che lei è originaria della Valle di Susa. È nata a Susa e ha vissuto per tanto tempo a Bussoleno. Sì, e tra l'altro durante le Olimpiadi del 2006 è proprio il periodo in cui io ho conosciuto Marcello e abbiamo vissuto Torino durante questi giorni di festa che portavano quasi una magia surreale al tutto perché c'erano concerti, persone che arrivavano da tutto il mondo, quindi avevamo un bel contorno per far nascere un bell'amore. Non abbiamo detto che l'amore con Marcello nasce nel periodo del 2006, ma nasce, immagino, sui banchi dell'università, Giusto. condividendo la stessa professione. Sì, ci siamo conosciuti alla facoltà di scienze motorie e forse perché non siamo stati attenti tutte e due a leggere un avviso dove ci dicevano che la lezione di biologia era stata, diciamo, sospesa. Noi ci siamo presentati ed eravamo gli unici due presenti in aula. Abbiamo parlato della famiglia di suo marito, c'è una presenza importante che è quella della suocera Anna Rosa. Vogliamo ricordare il ruolo di Anna Rosa nel Carnevale di Ivrea, qual è stato? Certo, è stata la Violetta del 1986 e vicino a me è sempre stata quasi una mamma da quel punto di vista. L'ho sentita da subito molto emozionata ma rispettosa della mia parte e spesso notavo che si tirava indietro per paura di togliere qualcosa a me, dove io invece spesso l'ho richiamata perché avevo bisogno del suo sostegno, della sua presenza.
Tant'è che la che ho indossato oggi, tengo a dirlo, era la sua, quindi sono contenta. E Anna Rosa era presente anche questa mattina qui al Castello di Pavone, non l'abbiamo detto, ci troviamo a Pavone in occasione delle fotografie, proprio un po' a sovrintendere con amore, con occhio discreto, però certamente interessato e commosso. Oggi c'è stato il primo battesimo, ma nulla in confronto a quello che sarà la serata di sabato, come ce la immaginiamo? Allora, qui i primi 10 minuti sono stati molto forti, poi però ho sentito intorno delle belle sensazioni, quindi mi sono riuscita a sciogliere abbastanza, credo. Per sabato sembra banale dirlo, ma un'emozione incredibile. Non vedo l'ora di farlo, ma dall'altra parte un po' di paura c'è, ma forse la paura è più quella di pensare sarò all'altezza, riuscirò a farlo e tutto. Io spero, ci proverò al massimo e non vedo l'ora veramente di salutare tutti. Vogliamo ricordare che sarà un carnevale come tutti gli altri, nonostante le restrizioni. Sarà un bel carnevale, anche se magari in piazza ci saranno un po' meno persone per le limitazioni dovute alla sicurezza. Ma lo spirito della Mugnaia, sicuramente lo spirito degli organizzatori e lo spirito dei partecipanti, pensiamo, sarà lo stesso. Certo, forse ha detto che ci saranno meno persone, ma la qualità non cambierà, le persone saranno lì per far festa, ci sarà più colore in piazza perché saranno presenti comunque tutte le squadre e si parte bene. Una cosa che parte a essere fatta tutti insieme non può che continuare ancora meglio. Quest'anno la Mugnaia del Carnevale di Ivrea ha una grossa responsabilità perché rappresenta la forza delle donne. Violetta, la forza delle donne è proprio un'idea che nasce tra le donne di Ivrea per combattere la violenza nei confronti delle donne, utilizzando la figura della Mugnaia. Certo, allora questo progetto è cominciato dalle donne del Carnevale, ma è stato, a quanto mi sembra, subito abbracciato da tutta la città. E quindi qua si nota la sua importanza. Poi personalmente è una cosa a cui tengo molto, perché secondo me la donna deve sempre sentirsi, non, come dire, protetta e ben voluta, ma comunque libera di poter fare, anzi spinta e sostenuta. Quindi questo è un progetto a cui tengo particolarmente. Noi le auguriamo buon carnevale, le auguriamo di avere tutta la forza per vivere a pieno, serenamente e con orgoglio il ruolo di Violetta. Buon carnevale. Grazie mille, buon carnevale. No.